viaggio che mi parla dal vostro wifi. Se cerchi buona compagnia avrai quel che vorrai. Sì, c'è Giove, è Giove, è Giove 23, seguito dalla Gina, Gina doppia una S. Oh Fedez, caro Fedez, ciao, ti conosco da anni e ti posso assicurare che mi hai sempre fatto schifo. Opinione personale, non voglio mancare di rispetto ai tuoi fan o ai tuoi haters che ce ne hai già fin troppi. Mi fai schifo come artista perché non vuoi accettare il fatto che hai dei limiti e pretendi che piacciono a tutti, se no uno sembra automaticamente un hater invidioso del fatto che sei ricco, che hai 2000 appartamenti, cosa che nessun altro ha in Italia, e una moglie che è la fashion blogger più famosa d'Italia, che appena dici non la toccherei con un dito, tutti ti attaccano dicendo ma se l'avessi davanti anche tu te la bomberesti. Ora mi rivolgo a quelle poche, per fortuna, ragazzine che cercano di emularla perché secondo voi quella è la bellezza vera di una donna, e ai ragazzini segaioli che Ferragni tanta roba, feticismo. Se proprio devo farmi pensieri su una tipa famosa, di certo sceglierei decisamente con più fascino vero, che non abbia una voce del genere. Stacco il cazzo. Amore! E soprattutto che non sembri una corteccia di un fottuto albero di Natale lì per Cop di dicembre. Dopo questa premessa vorrei racchiudere il disco Paranoia Airlines con poche parole. Musicalmente è un disco professionale, visto che tu, caro Fedez, con tutti i soldi che ti sei fatto sicuramente avrai trovato i migliori producer del mondo. Alcune tracce sono veramente fighe e non sto scherzando. I riferimenti al tuo gruppo preferito, i Blink 182, sono svariati e mi sono piaciuti tutti. Mi hanno ricordato per certi versi Brainwash, che non era un capolavoro, ma almeno concettualmente era nato per non prendersi troppo sul serio. Il problema, caro Fedez, sei proprio tu, quell'autotune. Quell'autotune del cazzo. E non sono contro l'autotune, anzi, però va ricordato che è uno strumento che sì ti intona la voce, ma se la voce che hai è una merda, di certo non te la nasconde. Perché, ok, puoi ostinarti a cantare come My Chemical Romance, peccato che nel 95% del disco la tua voce sia robotica. E ripeto, a me va bene. Anche perché finché non rappi, un rapper nel mondo continua a vivere, diciamolo. Ma dico, almeno, ti risenti quando chiudi una traccia? È da quando uscì 21 grammi che lo penso. Fai il tuo pop, che va benissimo. Eppure, caro Fedez, sei riuscito a farmi dire che la DPG ha spaccato il doppio di te nella traccia TVB. E che Tedua in 8 barre ha studiato una linea vocale decisamente più ascoltabile e funzionale di quanto tu abbia fatto in un intero disco. E ripeto, non lo dico perché va di moda andare contro di te. Per me tu puoi vendere tutti i dischi che vuoi, farti selfie con la moglie e pensare che quella sia una bella vita. Nessuno toglie il fatto che sei lì e ti meriti ciò che hai avuto. Perché il mondo è bello, perché è vario, di conseguenza posso accettare che qualcuno che si alza la mattina pensa oggi è un giorno bellissimo e si ascolta la tua roba perché ascoltando un Noyz Narcos o un Fabri Fibra potrebbero pensare ma quanta negatività, parolacce, droga, sesso, strada, la vita è bellissima e va vissuta giorno per giorno sempre col sorriso come quando ascolta le canzoni di Fedez. Ciao! E la tua musica, Fedez, è proprio questa, musica per chi si alza la mattina e pretende di sorridere. Non nascondo il fatto che qualcuno può ascoltarti e trovare stimoli nella sua vita. Non lo metto in dubbio, i gusti sono gusti. Ma se ora ti sei fatto dei nemici, quando un tempo anche tu mangiavi nel loro piatto e hai capito che il tuo rap da YouTube non vendeva abbastanza, chiediti perché hai perso il rispetto anche di tanti tuoi fan e perché ora sei seguito nella maggior parte da un pubblico che quando crescerà ti rinnegherà sia come artista che personaggio. Sì, sembra una minaccia detta così, me ne rendo conto. Per il resto, buon per te, ti auguro il meglio nella tua vita, sempre che ti faccia stare bene anche spegnendo il cellulare. Il disco musicalmente spacca, e che ti devo dire? Grazie per il tuo tempo e buone cose,
bless.